Correva l'anno 2000 e sul libro Gli ultimi 36 santi delle Marche c'era una poesia su San Giuliano ospitaliere intitolata Percorso. Fredda, l'acqua sulle gambe, scivolosi i sassi sotto i piedi, pesante il fardello sulle spalle, la fonte sulla via per la grotta stempera il rosso nel ricordo, non il dolore che segna sempre l'uomo. La fonte della poesia, quella dove si dissetava il santo mentre ritornava alla sua grotta, è Fonte San Giuliano, lungo la provinciale Potentina. Cerchiamola. Dove sarà finita? Dovrebbe essere da queste parti. Forse è qui. Eccola! Ma com'è finita dentro questa selva impenetrabile? Come si vede che non c'è più religione. Ci stiamo dimenticando anche dei luoghi che la tradizione maceratese racconta far parte del vissuto del santo patrono. È proprio vero, ormai di San Giuliano interessano solo la fiera e i fuochi. E pensare che questo luogo nel 2004 fu completamente restaurato per interessamento di Silvio Craia, che qui pose una scultura in ferro realizzata su un disegno di Umberto Peschi, con l'inserimento di un medaglione di Egidio del Bianco raffigurante San Giuliano a cavallo. Già nel maggio del 2005 la rucola denunciava che la folta vegetazione stava coprendo l'antica fonte, e un'amministrazione più attenta a luglio gli ha detto una bella scapecciata. Ma la natura avanza e l'uomo è distratto, per cui nel mese di luglio del 2008 la rucola denunciò il degrado per incuria e la scomparsa del medaglione rubato. Ripetemmo la denuncia un anno dopo, ancora inascoltati. Dell'antica fonte interessa più a nessuno e oggi essa è immersa nella foresta amazzonica, dimenticata e depredata. La fonte sulla via per la grotta.